Giorgio Conti Vecchi. Chi ha detto di là, chi ha meno, chi sarà, chi sa, ma non lasciamo le cose. Noi italiani siamo. La Sardegna abbiamo preso anni di nuovo, 100 anni, e per 4 anni che non venivano mai. Nelle province, gli uomini straordinari hanno cercato la gloria più nel meglio di noi e hanno pagato il prezzo di sangue più alto. Io però, per questa terra, ho un progetto. È il 1919, la prima guerra mondiale è arrivata. L'ingegnere Luigi Conti Vecchi, toscano di Pisano, già direttore delle reali ferrovie sarde, è appena stato congedato con il grado di generale del genere. A quasi 70 anni, un'età in cui a quell'epoca non si fanno più molti progetti. Il suo invece è più che ambizioso. È l'impianto alle porte di Cagliari di una grandissima linea, la più avanzata del Mediterraneo. Il sale è sempre stato uno dei prodotti più preziosi della Sardegna. Indispensabile per conservare e insaporire il cibo, per millenni è stato considerato quasi un oro bianco, simbolo di longevità e verità. Così importante che la sale deriva da sale, salute, salubrità. Il sale però si può produrre solo con alcune cose e è sempre stato scarso. Nelle terre latte non è così tanto da essere usato al posto del denaro per pagare il suo animale. Da qui la parola sale. E la Sardegna è sempre ricordato con il Mediterraneo. C'era un parco di grandi saline lungo le sue coste, comprese le grandi saline di statua un po' in Tartus, dall'altra parte della città. Non è solo la sale che pensa come lui. La nuova salina avrebbe creato centinaia di posti di lavoro, evitando le piene devastanti dei fiumi che sfociano nella laguna di Santa Gilla, ma soprattutto avrebbe allontanato la mare. Spesso lascia anche chi ne guarisce il debolito e sofferenza. Lo stesso effetto ha sulla psicologia delle persone. Alla visita di leva, i sardi sono gli ultimi in Italia per statura, perimetro toracico e movimento. Anche a Cagliari, meno di un ragazzo su tre risulta abile alle armi. Quello di Conti Vecchi, insomma, è anche un progetto di sviluppo. Invece lo sviluppo l'ha già agganciato, è Cagliari. Dal suo porto passa il commercio delle risorse di tutta l'isola. Sale, grano, lana, carbone, vino, formaggi, i minerali delle miniere del Sulcis e soprattutto il legname, essenziale per le ferrovie e quindi per lo sviluppo dell'Italia. In città c'è già una manifattura da parte, ma proprio come gli anni costruiscono una centrale elettrica a carbone, una fabbrica di cemento, una di ceramiche, una di fertilizzanti.
ad arricchirsi è solo una programma di imprenditori, politici e professionisti, ma è una polizia comune, internazionale, che come quella di Sartre darà figure importanti. Luigi Conti Vecchi presenta il suo progetto di domicilio l'11 marzo 1919. L'idea viene forse deteriorata, ma poi nel 1921 Conti Vecchi ottiene dal governo la concessione di una parte di Santa Gilla per 90 anni e un contributo di 2 milioni e mezzo di lire dalla legge sulle politiche. I lavori cominciano subito e procedono a tappe forzate. Gli sbancamenti si fanno con l'attività per fare presto. Milioni di tonnellate di terra sono movimentati per rialzare i bacini e costruire le piagge. Nella zona fino più ricca di acque dolci stagnanti, quindi di focolai in Italia, viene realizzata la parte della linea con l'acqua frustalata che impedisce la sopravvivenza delle larve di frutta. Nel 1925 la maggior parte dei tassi è già usata. È un impianto d'avanguardia, capace di estrarre dall'acqua del mare anche molti sottoprodotti indispensabili per la nascente industria chimica. Il 26 febbraio 1927, però, a pochi mesi dal primo rapporto sperimentale di Sale, Luigi Conti Vecchi muore. Il suo posto viene preso dal figlio. La produzione comincia subito. Per mesi il grosso del lavoro lo fanno il sole e il vento che fanno evaporare la montagna. Quello per gli uomini arriva alla fine dell'estate, quando ai 500 dipendenti si aggiungono oltre 1000 operai stagionali per la raccolta. 70.000 tonnellate di sale nel 1903, 170.000 nel 1938, 240.000 nel 1940, quando la salina alimenta il 40% del traffico del porto di Cagliari. Proprio questa officina è il cuore segreto dell'impianto. La salina, infatti, non si deve fermare mai. Se un macchinario si rompe, non si